point of the violence and mayhem match the unexplained viral surge of the last 72 hours. There have even been reported sightings of Alex Mercer, the man largely acknowledged as the cause of the... Well, mommy, I'm okay. Okay, good night, Daddy. Jimmy, I'm worried here. Hey, I need you to try and relax. Every time I look out the window, I see Black Watch. Now, honey, Black Watch are specialists. This is what they do. Now, what have they told you? They told everyone our neighborhood was safe. They said... Ci sono persone per le quali i videogiochi sono molto più che semplici forme di intrattenimento. Agguantare il pad, per molti fan di questo settore, vuol dire infatti catapultarsi in un mondo completamente fuori dall'ordinarietà, per vivere avventure che purtroppo difficilmente avremmo l'occasione di assaggiare al di fuori dello schermo. Nel caso di Prototype, quello che avevamo potuto sperimentare con il primo capitolo si può riassumere anche in una sola parola: potere. È passato poco più di un anno dalle vicende del capostipite della serie e una nuova epidemia del virus denominato Blacklight ha costretto le autorità locali a rendere Manhattan zona di quarantena. Quella che ora viene chiamata New York Zero è una città dominata dalla paura, in cui il minimo sospetto di infezione basta e avanza per meritarsi una scarica di piombo dai soldati della Black Watch, organizzazione incaricata di estirpare il virus dall'intera zona. Il sergente James Heller, protagonista delle vicende del gioco, torna a casa dalla sua famiglia dopo aver prestato servizio in Afghanistan e Iraq, ma come in un brutto sogno è costretto a ritrovarsi faccia a faccia con le sue più grandi paure. Gli affetti più cari di Heller sono infatti rimasti vittime del caos incontrollabile dell'isola e con una sorta di tacita promessa a se stesso il protagonista giura vendetta contro Alex Mercer, responsabile della diffusione del virus nonché protagonista del primo Prototype. Ben presto i due si incontreranno e con un colpo di scena dietro l'altro Heller verrà a conoscenza di complotti ben più grandi di quanto potesse immaginare. Fortunatamente, allo stesso modo del suo acerrimo nemico, anche il nostro nuovo eroe sarà dotato di straordinari poteri da mutaforma, tanto esagerati quanto estremamente devastanti in battaglia. Già per quanto riguarda la qualità della narrazione, Prototype 2 fa un bel passo avanti rispetto al predecessore. Nell'intero arco narrativo, capace di tenervi col fiato sospeso a forza di plot twist, il protagonista si circonderà di personaggi credibili, dai caratteri ben definiti. Allo stesso modo di titoli come il Grand Theft Auto, il gioco utilizza un'impostazione free roaming, permettendoci di vagare liberamente nella mappa per consultare missioni principali ed extra solo quando lo riteniamo opportuno. In quanto a movimenti e meccaniche di gioco generale, pur basandosi sostanzialmente su quanto visto nel primo capitolo, Prototype 2 riesce ad apportare un bel numero di novità interessanti. Ancora una volta il nostro mutaforma sarà in grado di sfidare ogni legge della fisica, correndo più veloce di un'automobile, coprendo decine di metri con un balzo e via discorrendo. A differenza del primo capitolo, questa volta il giocatore avrà inoltre a disposizione fin da subito l'abilità di planare, utilissima qualora si vogliano raggiungere obiettivi molto distanti sulla mappa. La prima grossa novità del titolo è il cosiddetto istinto di caccia, attivabile in qualsiasi momento tramite la pressione dell'analogico sinistro. Questo sistema genera una sorta di segnale circolare che si propaga a partire dal bersaglio che stiamo cercando. Per cui, anche se questo sarà fuori dal nostro raggio visivo, potremo comunque individuare la sua posizione seguendo la direzione dalla quale proviene il cerchio generato. Arrivati all'origine del segnale, la nostra preda sarà evidenziata con un'aura inconfondibile di colore arancione e si potrà quindi dare il via alle danze. Per ridurre a brandelli i membri della Black Watch e gli infetti, le armi principali a nostra disposizione saranno le braccia di Heller, che modificando la propria forma potranno assumere 6 differenti forme letali. A differenza del prototype originale, questa volta tramite il cerchio dei poteri potremo assegnare 2 abilità contemporaneamente ai rispettivi tasti utilizzati per il combattimento. Grazie a questa trovata sarà possibile ad esempio affiancare l'efficacia degli artigli sulle brevi distanze a quelle della frusta, un'altra arma genetica che si rivelerà piuttosto comoda contro i nemici da cui è meglio tenersi alla larga. Ai vecchi poteri se ne aggiungeranno poi di nuovi, come ad esempio i tentacoli, creando in definitiva un arsenale completo e soddisfacente. Una scelta che abbiamo particolarmente apprezzato è stata quella di affidare l'uso di scudi, sempre creati dalle braccia di Heller, a un solo tasto del pad. In questo modo è possibile passare dall'attacco all'impostazione difensiva in men che non si dica, e sebbene possa sembrare banale, la cosa farà di certo piacere a chi sentiva la mancanza di una simile comodità nel primo prototype. Come da tradizione per il franchise, è ancora possibile appropriarsi dei fucili d'assalto dei Black Watch, così come dei loro lanciarazzi e soprattutto dei loro veicoli. Questi ultimi sono ancora una volta cingolati ad elicotteri, ma il sistema di approccio è totalmente cambiato. Saltando in groppa al mezzo bersaglio, l'azione rallenterà e al centro dello schermo si aprirà un menu rapido grazie al quale potremo scegliere cosa fare nell'immediato futuro. Potrete assumerne il controllo, ma anche strappare il lanciarazzi del veicolo senza salire a bordo, ridurlo in brandelli con una mossa devastante. La scelta spetta unicamente a voi. Cambia anche il sistema di massa, ora non più legato alla barra della vita del personaggio, ma acquisibile in un secondo momento come barra separata da riempire, consumando bersagli biologici.
Una volta ottenuta la giusta dose di massa, è possibile scatenare tutto il potere del nostro mutaforma facendo partire una miriade di tentacoli in ogni direzione dal corpo del protagonista, oppure prendendo il controllo di due potenti bruti. Dopo questa bella sgrinata sulla ricchissima offerta bellica di Prototype 2, dobbiamo a malincuore soffermarci su una nota negativa, ovvero il targeting system del gioco. Spesso e volentieri capita infatti che in situazioni concitate, sebbene ci sia un nemico grosso e cattivo che punta minaccioso verso la nostra posizione, premendo il tasto dedicato al lock-on, Heller finisca per mettersi a osservare una sventurata nonnina, un debole infetto che non sarebbe riuscito a far male a una mosca, portandoci inevitabilmente a un game over di cui non abbiamo colpa. Un bel miglioramento si identifica invece nel nuovo sistema di esperienza adottato dal gioco, molto più ordinato e leggermente più intuitivo rispetto al primo Prototype. Le missioni secondarie invece sono davvero un bel po' e spaziano dalla semplice ricerca di scatole nere nella mappa a vere e proprie quest articolate in più parti che sapranno tenervi impegnati per più di qualche ora. Uno dei poteri principali che Alex Mercer possedeva nel capostipite della serie era quello di poter consumare qualsiasi persona incontrasse. In Prototype 2 la cosa funziona più o meno allo stesso modo. Qualora fosse necessario, il nostro protagonista può prendere le sembianze di agenti delle Black Watch o scienziati, così da potersi intrufolare in torture di interesse senza destare sospetti. Un'apposita barra si riempirà quando i nemici cominceranno a capire che c'è qualcosa che non va con la vostra identità, e in caso di eccesso scatterà lo stato di allerta con tutte le conseguenze che potete ben immaginare, tutti elementi ad ogni modo già visti nel prequel. Le vere novità arrivano quando la capacità di consumare si intreccia con il nuovo istinto di caccia. L'abilità vi permetterà chiaramente di distinguere i personaggi assimilabili in tranquillità da quelli invece tenuti sotto controllo, dandovi l'opportunità di eliminare gli obiettivi senza destare sospetti. Certo, non sarà la meccanica stealth più fantasiosa del mondo, ma inserita a intervalli regolari tra una missione e l'altra, risulta essere una bella trovata per tenere alta l'attenzione del giocatore. Anche per quanto concerne il comparto tecnico, Prototype 2 ha più alti che bassi. Permangono alcune texture di basso livello, e non troppo di rado assistiamo a molteplici compenetrazioni poligonali. In generale, rispetto al primo capitolo, è tutto leggermente più rifinito, dai riflessi delle ombre, passando per gli effetti generati dalle esplosioni e le animazioni meno legnose dei nemici. In più, nonostante la grande mappa di gioco e il grandissimo numero di persone e nemici che si susseguono a schermo, il motore grafico adottato dai ragazzi di Radical Entertainment riesce a gestire il tutto alla grande, con rarissimi cali di fluidità. La narrazione è arricchita da suggestive cutscene in computer graphic, realizzate in un evocativo bianco e nero, con pochi dettagli colorati di rosso e blu. Altrettanto piacevoli sono poi le confuse e distorte sequenze live action che mostrano i ricordi delle persone consumate da Heller. Il comparto audio è invece quasi esente da difetti, con una colonna sonora sempre in linea con i toni tesi della narrazione e un doppiaggio non solo perfetto, ma, udite udite, completamente in italiano. Già, che ne pensa, Ren? Nelle sue oltre 9 ore di gioco, Prototype 2 riesce a racchiudere insomma il potenziale per essere apprezzato appieno non solo dai fan del predecessore, ma anche da chi non aveva mostrato interesse nei riguardi delle avventure di Alex Mercer. Davvero un titolo da non farsi scappare. Red Zone.